Ciao a tutti, sono Mattia, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un'alternativa a Crossfire e quindi di un modulo che trasmette sulla banda 900, 868-915 ed è il nuovo modulo di FrSky, l'R9M. Come vedete è un modulo che va installato nel vano JR della vostra radio. È compatibile perfettamente anche con la QX7, al contrario di Crossfire che ha bisogno di una modifica da fare per un inverter. E quindi sono stato da subito interessato a questo sistema perché appunto non voglio modificare la mia QX7 e soprattutto il sistema di FrSky ha un prezzo praticamente dimezzato rispetto anche a Crossfire Micro. Le caratteristiche sono, diciamo, una via di mezzo tra Crossfire Micro e Crossfire Grande, e infatti abbiamo un modulo che può arrivare fino ad 1 watt di potenza, da 10 mW a 1 watt. Ha due versioni firmware che sono per Europa e per FCC. Il firmware europeo ha alcune limitazioni per venire incontro alle normative europee e effettivamente è uno dei contro di questo sistema. Infatti il firmware europeo ha 25 mW oppure 500 mW, non ci sono altre opzioni, e la telemetria funziona solo a 25 mW. Telemetria che è export, quindi è tutto identico a una ricevente normale per FrSky. Export funziona allo stesso modo con il discorso dell'inversione, le solite cose di F4. E se avete dubbi su come far funzionare export, vi lascio il video in cui avevo spiegato come utilizzarlo con una soft serial. Mentre il firmware internazionale, come ho detto prima, va da 10 mW ad 1 watt e trasmette sui 915 kHz. In Europa dovremmo utilizzare l'868 come anche consigliato per Crossfire, però se voi andate a vedere le bande utilizzate dalla telefonia mobile vi accorgerete che entrambe le frequenze sono al limite di ciò che è utilizzato, quindi a mio avviso sarebbe forse più intelligente poter scegliere di volta in volta quale utilizzare facendo un'analisi dello spettro. Però per passare da una versione all'altra è necessario flashare il modulo e la ricevente. Il flash della ricevente è identico a come vi ho mostrato per XSR e vi lascio il link a quel video, mentre per il modulo siamo obbligati ad utilizzare i pin che troviamo sulla base della QX7 e quindi dobbiamo togliere il modulo e creare un cavo per flashare il modulo come se fosse collegato qua dietro, quindi ci sarà un cavetto che va da qua al modulo che ha i fori qui e sono alimentazione, ground e export. Riguardo agli aggiornamenti è molto importante farlo subito perché sia che voi decidiate di utilizzare il firmware europeo sia il firmware FCC ci sono stati dei grandi miglioramenti rispetto alle prime versioni. Nel firmware FCC ora si ha potenza variabile, cioè come su Crossfire, si può impostare 1 watt, ma poi il modulo deciderà se utilizzare 10 mW, 200, 500, 1 watt in base a quanto ci allontaniamo e quanto peggiora l'RSSI. RSSI che viene trasmesso tramite SBUS, quindi con il solito metodo del canale da selezionare, anche per questo vi lascio il video nella descrizione perché il procedimento è identico. Quando lo acquistate dovreste essere sicuri che sia l'ultima versione con l'XT30 sul retro, che può essere quindi alimentato da una batteria esterna, e ciò vi aiuta molto soprattutto se utilizzate il modulo ad 1 watt perché i consumi sono considerevoli. E quindi se avete solo la batteria stock della Taranis avete una durata più bassa. Come dicevo prima, il modulo si piazza a metà tra il Crossfire Mini e il Crossfire normale, e questo perché Crossfire Mini, come saprete, si ferma a 100 mW, mentre Crossfire Grande arriva a 2 watt. Come prezzo però questo si trova da Banggood sotto i 50 euro. Il Crossfire Mini
all'incirca sui 100 euro, il prezzo sarebbe 99 dollari, però poi c'è il ricarico per l'importazione, mentre il modulo grande Crossfire si aggira attorno ai 200 euro, quindi il vantaggio come prezzo è considerevole. Ovvio che si prende un sistema che è più giovane e c'è bisogno di tempo perché il firmware migliori pian piano, anche se le potenzialità ci sono perché il modulo è basato sulla stessa architettura di Crossfire. Riguardo alle riceventi, invece, la prima ricevente che è uscita si chiama R9 ed è una ricevente diversity di dimensioni corpose che è molto simile alla prima ricevente per Crossfire, per capirci, e quella ricevente non è adatta all'utilizzo sui quadricotteri, mentre su un Tutalia o su un aereo potrebbe aver senso. Sui quadricotteri la ricevente migliore è la R9 Slim, che è quella che ho ricevuto io nel kit. Il mio kit è con modulo e R9 Slim, ha questa scatola qua azzurra e contiene praticamente tutto il necessario per poter utilizzare il modulo con il primo mezzo. La R9 Slim è piccolissima, praticamente dimensioni di una XM Plus, e ha un'antenna sola che è fatta come le antenne del Crossfire sostanzialmente. C'è una parte ricevente molto lunga che andrebbe posizionata così verticale e una parte ground che va posizionata ad L rispetto al ricevente. L'importante comunque è che l'antenna ricevente sia verticale perché in orizzontale il range diminuisce tantissimo. Su un quad quindi è utilizzabilissima, non è un problema. E c'è da dire che l'antenna originale può essere sostituita con le antenne per Crossfire, quindi anche con l'Immortal T. Stessa cosa vale per l'antenna del modulo, essendo le stesse frequenze, potete comprare un'antenna come la Diamond ed utilizzarla con un adattatore, perché qui abbiamo RP e SMA, mentre se non vado errato il Crossfire ha un SMA. Antenna infatti è il primo upgrade che farò, perché come notate si tratta di un'antenna di polo e se voi avete la radio orizzontale il punto cieco dell'antenna sarà di fronte a voi, che non è diciamo l'ideale, mentre se avete un'antenna come quella stock del Crossfire o come la Diamond potete orientarla verticalmente. Il kit che ho preso io costa 75 euro da Banggood e quindi è ricevente più modulo, mentre ad esempio un Crossfire Mini più ricevente viene a costarvi all'incirca 140, quindi quasi il doppio. Oltretutto le riceventi da Banggood, la R9 Slim viene sui 32-33 euro, mentre una ricevente per Crossfire supera sempre i 40 e tra l'altro se la cercate in store americani come GetFPV, la ricevente R9 Slim costa 25 dollari, che quindi è praticamente il prezzo di una X4R SB. E questo potrebbe indicare che una volta si saranno diffusi di più ricevente e modulo, avremo dei prezzi più bassi che si stabilizzeranno su quella cifra lì. Tra l'altro è stata anche annunciata una nuova ricevente più piccola, come la Crossfire Nano, e anche di quella però ancora non si sa il prezzo, ma sarà di sicuro inferiore al costo dei riceventi Crossfire perché stanno combattendo appunto sul prezzo. Queste erano diciamo le caratteristiche e i prezzi in confronto con Crossfire, ma venendo effettivamente all'utilizzo vi parlo di quella che è stata la mia esperienza finora, limitata perché ho potuto utilizzarlo per pochi giorni finora, però volevo subito parlarne perché effettivamente per me è un modulo che ha senso, soprattutto per tutti quelli che hanno una X9D con problemi al modulo trasmittente, perché sostituire il modulo praticamente come prezzo è molto vicino al modulo R9M e con il modulo R9M avete una soluzione definitiva, mentre sostituire il modulo trasmittente della X9D, essendo un difetto proprio progettuale, potrebbe ripetersi questa necessità. Il range in un ambiente in cui ci sono tanti disturbi, perché si parla di tante reti wifi, ostacoli tra me e il quad, si è dimostrato superiore a quello che ottengo dalle riceventi XSR,
Infatti l'RSSI anche a 500 mW non è mai andato sotto i 90, 93-90, mentre con una XSR nello stesso ambiente, con le stesse condizioni e tra l'altro con un quad praticamente identico, che è sempre questo frame alien con antenne sempre posizionate con cura, arriva fino a 68, quindi la differenza è sostanziosa. Questo utilizzando 500 mW e non il massimo che può dare questo modulo. La mia idea è però di fare un test che sia effettivamente long range, e per questo costruirò un tutt'ala, il classico Reptile S800 che dovrebbe arrivare a giorni, e poi testerò effettivamente il range. Devo dire che però mi ritengo già soddisfatto di questo modulo, perché l'incremento rispetto alle normali riceventi FSky c'è già. Avere l'RSSI fisso sopra i 90 è comunque un modo per potersi godere meglio l'esperienza FPV, visto che non si ha paura di un fail safe o di problemi di trasmissione. E in genere il link tra radio e quad ha superato di gran lunga la potenza del mio sistema FPV. Infatti le zone in cui non ero a mio agio a volare era perché non avevo ricezione nei goggles e non perché avessi un RSSI basso. Quindi ci vedremo presto con altri test su questa piattaforma, che trovate linkata nella descrizione. Spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se è stato, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie per l'attenzione, ciao!